Difendi, dribbla, attacca, manda a segno quella palla. Fischio d'inizio, comincia il programma. Penalty play, ok. La curva salta, ole, ole. Accendi quella TV, ole, ole. Presenta Toto Ricci, ole, ole. Commenta il dopo incontro, ole, ole. Canale 78. Se cerchi il meglio del calcio dilettantistico, ci Toto Ricci allo schermo, il canale è giusto, bro. Manda a segno quella palla e fai gol. Qui niente fuffa, si commenta il vero sport. Rivedi le partite coi protagonisti, l'allenatore, il calciatore, i giornalisti, i punti di vista, i risultati e le classifiche. Qua si fa calcio, non si pettinano bambole. Difendi, dribbla, attacca, manda a segno quella palla. Fischio d'inizio, comincia il programma. Penalty play, ok. La curva salta, ole, ole. Accendi quella TV, ole, ole. Presenta Toto Ricci, ole, ole. Commenta il dopo incontro, ole, ole. Canale 78. Lo sport, il calcio e non solo. Tutto questo è Penalty Play. Gli approfondimenti sportivi, le notizie, gli ospiti, le interviste dal mondo dell'attualità, la cultura e lo spettacolo. Penalty Play, curato da Ettore Tortorici. Buon pomeriggio amici di Gold 78, ritrovati insieme per la nuova puntata di Penalty Play che vi accompagna tutti i pomeriggi tra le 14.30 e le 15.30. Parliamo di sport e non solo, parliamo anche e soprattutto di calcio giovanile nella puntata di oggi martedì. E allora subito saluti particolari al nostro commentatore ufficiale del martedì, ovvero Salvo Pappalardo. Ben trovato Salvo. Buonasera a tutti, complimenti per la trasmissione sempre. Grazie, gentilissimo. Tra l'altro, insomma, si sono conclusi anche i gironi provinciali, le finali provinciali anche di Catania, con grande soddisfazione perché tu avevi comunque una squadra del cuore. Beh, onestamente lo devo dire, i ragazzini generali hanno vinto il titolo provinciale giovanissimi con grande soddisfazione, ma soprattutto merito del presidente Angelo Bellavia e di tutto lo staff. È vero, abbiamo è parlato vero. Di staff poco fa e vale moltissimo. Assolutamente, chiaramente il saluto viene rivolto anche a tutte le altre squadre che non hanno raggiunto le finali ma che comunque hanno disputato un lungo campionato, sono usciti anche dei nomi importanti. Insomma, come al solito quando si parla di calcio giovanile, ma soprattutto quando si parla di calcio provinciale giovanile, credo che ci siano maggiori soddisfazioni rispetto al regionale, che è diventato anche insomma un calcio un po' pieno di business. Ma onestamente la realtà è questa: il calcio provinciale è fatto di ragazze di Catania che girano da un campo all'altro, da una società all'altra. I più bravi vanno avanti sicuramente, mentre nel calcio regionale già hanno degli schemi ben precisi. Le stesse seguire. Società sono organizzate in una maniera un certo, po' diversa. Certo, completamente diversa, che fare un campionato regionale costa moltissimo, è le vero. Spese sono moltissime, perciò i ragazzi devono anche contribuire a tutte le spese. Ho il piacere di salutare anche l'altro ospite in questa puntata di martedì, ovvero Alessandro D'Antoni. Ciao Alessandro. Buon pomeriggio a tutti. Salve. Allora Alessandro, ti abbiamo già ospitato a Penalty nella puntata domenicale qualche settimana fa, sei di nuovo qui perché dobbiamo ancora una volta ricordare questa iniziativa che ci sarà a Catania a giugno. Un campus dedicato solo ed esclusivamente al ruolo del portiere, quindi insomma il ruolo che fa sognare, il ruolo che un po' tutti i ragazzini quando sono piccoli non vorrebbero fare, però è vero che poi ci si innamora quando poi entri materialmente, ti immedesimi appunto nel ruolo stesso. Eh sì, il compito nostro è anche quello, far innamorare i ragazzini già da piccolini al ruolo e far capire che non è un ruolo penalizzante a tutto tondo, ma che nella può dare anche bellissime soddisfazioni. È vero, è vero. Stiamo vedendo la locandina, appunto il campus crescere da numeri uno. Lo slogan mi piace, 11-13 giugno presso il centro sportivo La Meridiana in via Armando Diaz. Vuol dire che se tu cresci già da bambino per diventare portiere hai forse qualche chance in più?
per diventare veramente un grande portiere? Diciamo che io partirei dal contrario, dal ragionamento inverso. Se non hai le basi da piccolino, difficilmente potrai giocarti le tue carte a una certa età per poter competere con tutto il resto del mondo calcistico. Assolutamente. Questi sono i maestri che insomma insegneranno calcio all'interno del campus. Sottolineiamo la presenza giustamente anche di Marco Onorati, che qui in Sicilia è molto conosciuto, insieme a tutti gli altri, che sicuramente fanno sì che la stessa manifestazione abbia qualità e quantità. Assolutamente sì, ci avvaliamo anche di tecnologia, di attrezzature sicuramente all'avanguardia. Abbiamo preferito comprare una serie di attrezzature moderne che ho visto un po' in giro per l'Italia, ho imparato ad usare un po' in giro per l'Italia, perché scopiazzare una cosa, approfondirne un'altra. E ci avvaliamo sicuramente di quello, ma la cosa fondamentale è che questi tecnici professionisti che vengono qui ad aiutare i nostri ragazzi danno la loro esperienza. Ivan Pelizzoli, Marco Onorati, Massimo Marini, Massimo Ferrari, Fabrizio Caraffa. 11 e 13 di giugno presso il centro sportivo 11 e 13 giugno, tre giorni appunto, presso il centro sportivo La Meridiana. C'è un'età per poter partecipare al campus? Sì, potranno iscriversi ragazze e ragazzi, ci tengo a dirlo perché vorrei cominciare. Ci piace quando parli anche di ragazze. Ma sì, vorrei che si cominciasse realmente a parlare, non ipocritamente, a parlare di donne nel calcio. Sono tante le donne che vorrebbero partecipare. Io ho visto realtà come Empoli, come Reggio Emilia, insomma, situazioni femminili sicuramente all'avanguardia. E possono iscriversi ragazze e ragazzi dal 2010 fino al 1999. Oh, bene, bene, bene. Queste sono alcune immagini dei vari campus che avete svolto in Sicilia, e non solo in Sicilia, perché avete anche all'interno della vostra organizzazione l'idea di espatriare dal territorio siciliano, proprio per allargare esperienze e soprattutto poi magari per individuare qualche elemento talentuoso. Assolutamente sì, la base, insomma, parte da Otranto, tra l'altro, sette anni fa, dal mister Carafa, che con Max Benassi iniziano hanno questa idea di portare il maggior numero possibile di professionisti a dare la loro esperienza ai ragazzini. Sicuramente. Poi ovviamente ci trasferiamo anche qua in Sicilia, chiaro, con l'aiuto di Fabrizio. Ed è giusto, insomma, anche la Sicilia deve avere la capacità. Dicevo l'altra volta, nel DNA non abbiamo scritto che non possiamo diventare professionisti. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Magari ci mancano le basi. Tra l'altro, Salvo, il ruolo del portiere, lo abbiamo detto proprio in apertura, è un ruolo un po' particolare all'interno di una squadra di calcio. Da bambini non si ci vuole mettere nessuno in porta, però poi pian pianino la personalità del solitario viene fuori e allora individua nel ruolo del portiere il sogno per diventare calciatori. Beh, devo dirti che ai miei tempi due tipi di portiere, il pazzo e il freddo. Cioè, chi non aveva queste caratteristiche, cioè il pazzo che si buttava di qua e di là e chi invece era immobile davanti alle porte. Ma questi tempi sono finiti, qua c'è un mister bravissimo, eccezionale, che può dare moltissimo al calcio giovanile. Non si può dire il portiere è pazzo, mettono in porta, oppure è perché è freddo e allora però riesce a stare. Però è giusta la definizione di Pappalardo, è vero, è giusta, Alessandro. Ma ripeto, ai miei tempi, sì, sì, no, ma 1965. Ma credo che non è che sia più di tanto cambiata, no? Cioè, quando uno vede un ragazzino che ha questa fase esplosiva di carattere, quindi è un po' pazzerellone, allora si può pensare che può fare anche il portiere, o sbaglio, Alessandro? O ci sono altre qualità poi alla fine, ecco, per capire? Preferirei che si parlasse di carattere, ecco. Giustamente, non di follia, giustamente si intende follia calcistica, certo, sicuramente. Beh, chiaro, no, certo, no, ma follia calcistica, ci sta, carattere un po' folle. Ci sta, sicuramente, anche guardando gli ultimi accadimenti anche in Champions, voglio dire, si capisce molto facilmente. Guarda che tra poco parleremo di Champions, no? Perché sanno tutti cosa è successo. Il ruolo del portiere è stato
dominante nella serata di Chieri. Guardando dall'esterno, il bambino giustamente ha quell'immagine della terrorizzata del sì. portiere che appena commette un errore è una catastrofe. E invece è così, purtroppo è così, vogliamo renderla un pochettino più, dovremmo far filtrare il concetto che tutti possono sbagliare. Noi questi errori sì. Di altissimo livello sicuramente fanno bene, perché possiamo spiegare ai ragazzini che possono sbagliare in eccellenza, possono sbagliare in promozione. E possono sbagliare anche in Champions League. Possono sbagliare anche in finale di Champions. Infatti, tra poco parleremo appunto della finale di Champions, perché dato che abbiamo un preparatore dei portieri, cercheremo anche di capire che cosa è successo a questo portiere tedesco del Liverpool. Abbiamo subito per prima però la schermata per i contatti a penalty play, come al solito un recapito telefonico WhatsApp 328 5358 101, un indirizzo email format.tv/penaltyplay@tiscali.it. Siamo anche in diretta live sulla pagina Facebook Penalty Live, che potrete così insomma usufruire per guardare in diretta la puntata, oppure on demand quando vorrete, eventualmente anche nel pomeriggio oppure anche domani. In qualsiasi momento basta andare nella pagina e riguardare questa puntata, che parla oggi principalmente di calcio giovanile. Però l'appendice la dobbiamo fare sulla Champions League. Abbiamo tra l'altro qualche fotografia di questa sfortunata serata del portiere. Hai detto bene, dagli errori magari di portieri importanti, insomma, ai ragazzini si può spiegare bene cosa effettivamente non va fatto e cosa invece va fatto. Nel caso del portiere del Liverpool, cosa a questo punto non va fatto? Diciamo che la prima cosa che mi viene in mente è un errore psicologico, cioè nel primo errore. Questo è il primo errore, no? Quando lui inconsciamente. Sì. Nel primo errore c'è una. Non so se è un eccesso di concentrazione, magari, non so quello che. Una confusione per un ragazzino di 25 anni che si trova a giocare una finale di Champions, comunque sì, è un fattore mentale. Sì, sì. Il secondo gol è un errore, sono una serie di errori tecnici, tre nella fattispecie ne ho individuati io. Il tiro da lontano di Bale, parliamo. Il tiro da lontano sì. di Bale, si sostiene che la palla dovesse essere respinta, ci sta. Sì. Concordo con l'idea iniziale del portiere di voler bloccare, voler tenere quel pallone, però ha commesso tre errori tecnici fondamentali. Quali sono? Secondo me, ovviamente, perché certo, ci sono eminenti allenatori che mi contraddiranno. Secondo me ha effettuato un salto in rotazione e non si è posto in opposizione alla palla con le mani. Le ha un po' cioè messe, non era sulla stessa linea della traiettoria. Non era in opposizione alla traiettoria della palla. E la cosa più importante è che ha distolto lo sguardo per un centesimo di secondo prima. Che fatale. Arrivasse. Sì, perché la mente si fa una traiettoria fittizia e purtroppo con i nuovi palloni devi guardarlo fino all'ultimo e in cagnesco. Anche non, devi quindi stare automaticamente poi il palmo della mano, che essendo fuori linea traiettoria, non è andato in opposizione. Questa è l'opposizione, almeno questo è il mio parere, poi ripeto. Insomma, l'ha messo in porta lui stesso, probabilmente. Si è messo in una posizione passiva rispetto alla porta, che doveva essere difesa in questo modo. Secondo me perché ha distolto un po' lo sguardo, poi magari stava già pensando alla ripartenza, poi magari sì, un fattore mentale. Certo. Non penso sia un errore di lettura, francamente. Assolutamente. Salvo Pappalardo, tu come leggi la versione di D'Antoni? Assolutamente veritiera? O vuoi aggiungere anche che dal punto di vista psicologico, forse dopo il primo errore questo portiere non si è più ripreso? Sì, io credo che il primo errore sia stato da scuola calcio, dai bambini, dai esordienti. Cioè tu vedi un avversario a due metri e gli offri un pallone di quel genere, e insomma mi è sembrato un po' ridicolo. Il secondo gol, secondo me, è proprio
figlio del primo gol. Figlio del primo perché gol. È emozionato, tutto tremante, e non è che abbia fatto tante parate, c'aveva una difesa fortissima, è vero, è poteva vero. Stare più tranquillo, secondo me è mancata la serenità. In poche parole, da questa partita di Champions oggi abbiamo avuto insomma dei suggerimenti tecnici da parte di mister D'Antoni, quindi seguiamo con attenzione i consigli che danno gli allenatori specifici per ruolo, perché insomma sono quelli che possono dare i dettami giusti per una crescita da bambino, ok? Esatto. Anche se poi tutto viene inteso come gioco, penso, no? Assolutamente Alessandro? Sì, la parte iniziale è sicuramente un gioco nel quale, durante il quale, anzi con il quale si va a insegnare al ragazzino una serie di specificità, sì. Quindi di abilità, di coordinative, anche del gesto tecnico che fanno parte del ruolo. La logica è far divertire i ragazzini, dar loro l'input che non tutto è serio o drammatico, anzi, divertirsi. Bisogna prendersi un po' meno sul serio. C'è anche una federazione che tutela, che si chiama Federazione, sì, Italiana Gioco Calcio. Gioco calcio. La parola gioco deve far capire che è veramente è abbastanza un gioco. Anche importante. Anche se spesso, insomma, soprattutto a certi livelli, la parola gioco viene intesa anche con la parola business, per cui l'interesse che ruota intorno a tanti nomi giovani, insomma, non fa il verso in positivo al progetto della federazione. Esatto, su questo riprendo un po' la polemica, tra virgolette, giusta del mister Marletta dell'altra volta, sì, sui genitori, insomma. Sì. Sì. Che spesso e volentieri sono un problema. Dobbiamo essere anche noi lì bravi a dare un input forte ai genitori e a far capire loro che non hanno un campione o un oggetto fra le mani, ma hanno un ragazzo che deve crescere con i giusti criteri. Salvo, ci piace quando un allenatore che lavora anche sul campo dà questi dettami, sei d'accordo? Ma io sono sempre stato d'accordo. È vero, lo hai sempre gridato ad alta voce. 20 anni fa, è vero, da sempre. Torniamo alla tecnica individuale, al divertimento puro, fateli giocare come sanno giocare, poi dopo, piano piano, cerchiamo di migliorare. Se il talento a quel punto viene fuori... Ma se uno fa un colpo di tacco e già all'improvviso, tragedia greca perché ha sbagliato un colpo di tacco, È vero. Continueremo a parlare anche di questo evento che, vi ripeto, si svolgerà dall'11 al 13 presso il centro sportivo La Meridiana di via Armando Diaz a Catania, però prima voglio anche ancora un po' parlare delle partite che si sono svolte, le due finali del comitato provinciale di Catania, la finale allievi e la finale giovanissimi. La finale allievi tra la Team Sport Millennium ed il Real Catania è stata una netta vittoria per 5-0 da parte della Team Sport Millennium. Questi sono i gol. La partita si è disputata a Mascalucia, c'è stata molta adesione di pubblico, questo ci fa capire ancora una volta che il calcio giovanile, anche seppur a livello provinciale, attira tantissimo, ma veramente tanto. Salvo. Su questo non ci sono dubbi, il Real Catania sembrava una macchina da guerra, sembrava un esercito invincibile, poi alla fine arriva in finale e becca i 5 gol. Ma è il divertimento, è il calcio, non è successo niente, il Real Catania è sempre una bella realtà. Assolutamente, però onore anche giustamente alla Team Sport Millennium, che dopo la retrocessione ha avuto la capacità di resettare. E Alessandro, quando tu ricominci tutto da capo, una nuova nidiata di ragazzi, nuovi entusiasmi ti possono portare a dei risultati positivi. Sì, diciamo che un libro bianco può portare a scrivere belle cose. Belle cose, poi chiaramente ci vuole uno staff tecnico che sia all'avanguardia per capire, sì, quelle sono poi le tematiche anche di una squadra allievi che, attenzione, qui insomma anche i miei ospiti mi daranno ragione, è molto più impegnativa rispetto ad una squadra giovanissimi. Sì, sì, assolutamente. Alessandro, tu nella differenza di età noti veramente, non un abisso, però le differenze sono... forti. Scusa, mi dici tra allievi tra allievi giovanissimi? Sì, tra allievi giovanissimi c'è una fase di crescita differente. È, sì, sì. È c'è la fase sensibile, sì, per, sì, eccellenza. Sì, eh. Sì, quindi... E quindi giovanissimi in questo caso
non in questa partita sono gli allievi, ma nel caso dei giovanissimi chiaramente subentrano altri fattori. Sì. Gli allievi, devo dire che un 5-0 netto nei confronti del Real Catania ci fanno capire che comunque questa team aveva veramente tutte le carte in regola per vincere il campionato. Sì, ma no, dobbiamo dire la realtà, quella che è. Quella team è anni e anni che fa calcio, che investe, che riprende. Real Catania al primo anno già aveva fatto una finalissima, merito di Michele Cassisa, certo, che ha fatto grandissime cose. Poi se è andata male, pazienza, si ricomincerà il prossimo anno. Certo, certo. Ecco, questo è il momento della premiazione. La squadra ha dimostrato di avere sicuramente delle grandissime qualità, la premiazione per la Team Sport Millennium. Che realtà c'è in questo momento negli allievi, nei giovanissimi, nella provincia di Ragusa che tu insomma frequenti e vivi assiduamente? La provincia di Ragusa è un'ottima fucina per calcistica. La cosa che purtroppo da pensare è che non hanno una possibilità di sbocco. Cioè non hanno la possibilità di, o si spostano, sì, anche di 100 km, insomma, crea, certo, abbastanza problemi. Ma 100 km sono tanti per andare a spostare. Un ragazzino. Per un ragazzino che deve per la studiare, famiglia, la famiglia. Sì, anche perché nella maggior parte dei casi anche società professionistiche non hanno un convitto, quindi il Catania o il Siracusa o la Leonzio, insomma, non possono permettersi di, quindi i genitori sono costretti a viaggiare, ma nel migliore dei casi, cioè nel caso in cui ci sia un ragazzino che promette, bene, per il resto promette. Nella maggior parte dei casi i ragazzini finiscono a fare i campionati di prima categoria, seconda categoria o tornei di calcetto. Infatti succede. Purtroppo è così, ma anche giocatori di talento. È vero. Potenziali talenti. Parliamo di talenti e parliamo di nuovo anche di questo campus. Nel corso degli anni, insomma, ricordi qualche elemento che poi ti ha dato delle grossissime soddisfazioni, anzi che vi ha dato delle grossissime soddisfazioni? Sì, sì, ce ne sono tanti che attualmente, c'è un ragazzino che, un ragazzo, insomma, del 2000 ormai, ragazzino, io l'ho cresciuto. L'ho cresciuto, quindi mi sembra ancora un ragazzino. È sempre il tuo figlioccio. Sì, semplicemente, certo, alto 1,88 m. Mamma quindi quando, mia, e adesso è a Leganés in Spagna, quindi in insomma Serie grande B, soddisfazione. Sì, poi c'è un altro alla Leonzio, altri due hanno sempre del 2000, hanno militato quest'anno con ottimi risultati, uno nel Marina di Ragusa, che ha vinto dei miracoli, e l'altro nel Ragusa, sfortunatissima annata, ma ha fatto 15 partite in Serie in eccellenza. Ragazzino del 2000 buttato lì con una squadra che... Infatti. Arrivavano gol da tutte le parti. Da tutte le parti, ma lui ha dimostrato sicuramente una forza d'animo, ha capito benissimo che quel contesto gli poteva servire per crescere. Per, certo, crescere. È una persona, un ragazzo maturo, molto in gamba, anche lui un ottimo fisico, un ottimo portiere, e sì, molte soddisfazioni. Questi sono i primi che stanno uscendo dalla scuola calcio. Stanno uscendo adesso, certo. Però è anche vero, e qui voglio sentire anche un po' il parere di Salvo, un 2000, noi diciamo un 2000, diciottenne, insomma... A 18 anni si gioca già in Champions, sì. Non c'è una mentalità inglese, non c'è una mentalità francese, c'è una mentalità tutta italiana. Se non hai almeno 22-23 anni, tranne qualche piccola eccezione, ci può anche stare, Donnarumma ne è un esempio. È anche vero che un ragazzo in Italia, se ha talento, se gli va bene, debutta a 22 anni. Ma vedi, questa è una storia che non riuscirò mai a capire. Sono 18 o 22, se uno è bravo è bravo. Ricordiamoci quando c'erano i limiti di età, chi giocava e chi non giocava. Chi è bravo gioca anche a 16 anni, non vorrei sempre ricordare i vecchi tempi, Totoro e Musumeci, però a 16 anni potevano giocare in Serie B, potevano giocare. E che purtroppo gli eventi sono cambiati, è l'Italia che è cambiata. È un'Italia che non è cambiata e non è cambiata in meglio. Ma cosa vedi al di là di tutto questo? La possibilità che forse un giorno potrà cambiare questa mentalità? Io da questo punto di vista sono un po' in controtendenza, ti spiego subito perché. Perché il caso Donnarumma secondo me è emblematico delle problematiche. Sì, ma è un'eccezione, non succedeva da tantissimo tempo. No, ti spiego perché è emblematico, perché secondo me Donnarumma non era pronto per andare in Serie A, non perché non fosse un talento, ma perché aveva e ha
tuttora grossi difetti. Attenzione, stiamo parlando di Donnarumma, voglio essere io. No, giusto. Però ci sono dei difetti tecnici che purtroppo, secondo me, andavano curati in un settore giovanile o quantomeno in una prima squadra in cui il ragazzo avesse avuto la possibilità di non essere protagonista, quindi un ottimo secondo portiere, con la possibilità di crescere durante l'arco dell'anno. Quindi anche tu stai dell'idea che se non hai 20 anni, 21 anni... No. Il discorso qual è? Che specialmente per i portieri ci sono talmente peculiarità tecniche. Ah, ho capito. Ci vuole un bagaglio talmente forte, sì, di grande quantità e di qualità. Una volta si diceva che il portiere maturava a 23 anni, 24 anni. Ok, io sono pressappoco dell'idea, 20 anni, 21 anni, ok, si sarà un po' abbassata l'età, sì, però sì, ma non di molto. Il portiere è un ruolo a parte, purtroppo è così. Quindi se avessero dato a Donnarumma la possibilità di crescere con calma, senza adesso un portiere formato, anche se ha 16 anni, un portiere viene considerato un portiere formato e deve essere allenato nelle sue specificità, non gli puoi levare, non lo puoi destrutturare. Cioè, in poche parole, insomma, l'idea di un portiere che sia completo nasce attraverso un percorso di crescita in una fase fondamentale. Non è la paratona all'incrocio o il miracolo che fa il portiere. È già diverso rispetto ad un altro ruolo. Se vogliamo parlare di percentuali, il 90% degli interventi del portiere avvengono in situazioni, quindi non da tiri dichiarati, non da letture chiare. Quindi l'esperienza e la capacità di reagire a quelle determinate o riposizionarsi in porta. E anche in base all'esperienza del bagaglio tecnico che hai acquisito. Il bagaglio tecnico che il tuo tecnico di riferimento ti ha dato tramite degli allenamenti, mediante degli allenamenti che possono essere formativi. Oggi non possono lavorare su quello. Se sbaglia la postura, se mette le gambe larghe, l'allenatore non può intervenire. Assolutamente. Deve intervenire sulle sue positività, non gli può levare certezze. Chiaro. L'indomani va a giocare con 3 milioni di persone che lo guardano. E quindi giustamente non ha più neanche il tempo per migliorarlo quel deficit. Questo, ripeto, è il mio parere. Ci saranno Io credo che la lettura, Salvo, sia stata assolutamente intelligente. Non so se concordi. Io sono completamente d'accordo col mister. Ha detto esattamente le cose come stanno. Sì. Però quando lo dico io, lo disse 2 anni fa che Donnarumma non era ancora pronto, si sono messi tutti a ridere. Ma è che vedevo alcune cose, come le ha viste il mister, certe cose di base, e ci sono nel portiere, o li esprimi subito o non li esprimi più. Ma che terrore Donnarumma li ha fatti per mancanza, come dice il mister. Poi c'è il talento che lo aiuta, poi c'è però il talento eccezionale, va bene, ma esageriamo. Allora voglio ancora una volta ricordarvi di questo campus dall'11 al 13 di giugno presso la Meridiana. Abbiamo anche uno spot, guardiamolo insieme. Eccoci rientrati, perché poi il dibattito su Donnarumma si è allargato, perché insomma Salvo Pappalardo ci racconta sempre storie legate al passato, perché lui è un libro vivente insomma del calcio giovanile siciliano dagli anni 60 ai giorni d'oggi. Tra l'altro insomma continuiamo a dire che prestissimo avremo questa enciclopedia del calcio che verrà pubblicata, sperando che magari non dissacri qualche mito. No. Questo sono solo fatti. Ho raccontato solo fatti dal 60 all'80. Benissimo. Documentati. Benissimo. Voglio ancora parlare degli allievi, perché adesso vi vogliamo far vedere il servizio Wii Sport da Messina sulla finale allievi per quanto riguarda appunto la provincia di Messina. L'incontro è stato tra lo Sporting Atene e il Gescal. Dalla comunale di Antillo sono pronte ad affrontarsi, in pario c'è il titolo regionale, Sporting Atene e Gescal. Andiamo a darvi subito lettura dei 22 che scenderanno in campo e partiamo dalla formazione di Mister Mangano, lo Sporting Atene, che schiera con il numero 1 Carbonaro, 2 Zingales, 3 Sacca, 4 Cavillo, 5 Fasanella, 6 Monteleone, 7 Nodini, 8 Abbate, 9 Paladino, 10 Catalin, 11 Ruggeri. Risponde il Gescal di Mister Iannello con il numero 1 Pronesti, 2 Pernicone, 3 Parrinello, 4 Bonazinga, 5 Padania, 6 Viscuso, 7 Iannello, 8 Pietro Paolo, 9 Fisichella, 10 Ventra, 11 Pantò. Lo Sporting Atene
è arrivato a questa finale grazie al doppio confronto contro il Real Ritiro, addirittura un 6-0 all'andata e un clamoroso 10-0 al ritorno. Dall'altra parte il Jescal invece ha avuto la meglio sulla messana di mister Peppe Canale. Nel frattempo sono entrate in campo le due formazioni, maglia a scacchi bianconera per lo Sporting Adene, maglia verde, pantaloncini neri e calzettoni verdi per il Jescal. È tutto pronto, classico rito prepartita da una parte e dall'altra e poi si potrà iniziare. L'Adene a battere il primo pallone della prima frazione attaccando da sinistra verso destra, viceversa il Jescal subito la formazione di mister Iannello in avanti con questa conclusione da parte di Ventre, facile preda da parte di Carbonaro. Arriva a tardare anche la prima occasione offensiva da parte dello Sporting Adene con questo calcio di punizione solamente sfiorato da parte di Ruggeri. Poco dopo ancora un calcio d'angolo, stavolta non ci arriva per questione di centimetri, Capillo. Non si sblocca la gara nel primo tempo, anzi i ritmi sono parecchio contratti, qui addirittura il primo fallo d'ammunizione per Capillo sul punto di battuta del calcio da fermo. Si propone Parrinello, il capitano del Jescal, manda però il pallone alto sopra la traversa. Come detto, ritmi blandi, ci va ancora una volta lo Sporting Adene con questa conclusione da parte di Zingales, ampiamente alle stelle su assist del compagno Notini. Ancora Zingales protagonista, qui recupera il pallone per Flavio Scadalin che va con il mancino e trova il gol dell'1-0, Sporting Adene avanti, caparbio Zingales nel trovare l'assist per Flavio Scadalin che ha portato avanti la formazione di mister Mangano. Festeggia così alla Fortnite Flavio Scadalin che poi fa il rito classico con Capillo, è 1-0 Sporting Adene, era uno dei più attesi, non si è smentito il numero 10, poi Paladino viene stretto così da Pernicone, arriva il primo giallo anche per il Jescal sulla punizione successiva. Zingales cerca un compagno dentro, Pronesti allontana, arriva però a dare l'infrazione offensiva a Bade che serve Cadalin, conclusione ancora Pronesti, poi Paladino manda il pallone alle stelle, era comunque fuori gioco per il rientrante attaccante di mister Mangano che ha saltato le semifinali per infortunio. Finisce il primo tempo, Sporting Adene e Jescal sono sull'1-0, la sta decidendo l'inquadrato Flavio Scadalin, una finale che vale, ricordiamo, il titolo regionale. Vedremo se andrà alla formazione del due presidenziale Mangano Spanò a quella del presidente Panarello. Nel frattempo inizia il secondo tempo ed è subito Sporting Adene con il gol di Ruggeri che trova la conclusione vincente per battere Pronesti, controllo con l'esterno e conclusione di collo che porta sul 2-0 lo Sporting Adene. Sono passati solamente 180 secondi dall'inizio del secondo tempo e l'Adene sembra aver archiviato la partita con il numero 11 Ruggeri. Ancora Adene in avanti con Ruggeri che mette il pallone dentro, sa casa, lo ritrova lì, conclusione, Pronesti para, va in maniera sciagurata a respingere Bonazinga per il tentativo ancora una volta di Flavio Scadalin che con il pallonetto batte Pronesti, 3-0 Sporting Adene, soffia ancora una volta il vento da est, Flavio Scadalin si prende la copertina di questa finale del campionato giovanissimi provinciali. Mister Mangano sarà sicuramente soddisfatto della prova del numero 10, lo Sporting Adene sembra aver messo i titoli di coda su questa partita. Entra Alessandro Roll per Ruggeri, poco dopo ecco il primo cambio di mister Mangano che poi fa entrare sul terreno di gioco Galletta, chiede il cambio anche per infortunio Paladino. Esce tra gli applausi uno dei giocatori più rappresentativi della stagione dello Sporting Adene, al suo posto Arsenio Vavassori che si prende il 5 da Flavio Scadalin. Ci prova il Jescal qui con Parrinello, Carbonaro deve deviare in calcio d'angolo in zona offensiva, ha combinato poco il Jescal. Nel frattempo entra anche Carpenzano sul terreno di gioco, Flavio Scadalin si prende l'omaggio di tutti i compagni. È già festa per lo Sporting Adene, manca ancora qualche minuto al triplice fischio, c'è anche la staffetta tra i due estremi difensori, entra Giuffrida per Carbonaro, il Jescal che ci prova ancora una volta con Parrinello, ancora il suo tentativo con il destro che però va alto sopra la traversa, prova a scappare in contropiede l'Adene qui con Arsenio Vassori che serve Galletta, si sposta sul sinistro ancora una volta il tentativo con il mancino, sfiora solamente il tentativo che varrebbe il 4-0 ma è già finita, game over al comunale di Antillo, lo Sporting Adene si laurea campione in questo campionato giovanissimi provinciali battendo per 3-0 il Jescal grazie alla doppietta di Flavio Scadalin, grazie al gol di Ruggeri. Lo Sporting Adene finalmente trova il titolo che aveva solamente sfiorato nella stagione scorsa quando si era fermata in finale contro la Vincenzo Patti, ve l'abbiamo raccontato nella scorsa stagione, ve l'abbiamo raccontato anche in questa trionfale della formazione del duo presidenziale Mangano Spanodi, mister Mangano, un campionato dominato dall'inizio alla fine quando lo Sporting Adene ha giocato al 100%, non c'è stata storia per nessuna delle squadre avversarie.
Ecco, volevo fare una rettifica, non sono gli allievi provinciali, ma sono i giovanissimi provinciali della provincia appunto di Messina, l'incontro tra Sporting Atene e Gescal. Adesso ci fermiamo, abbiamo un break pubblicitario, tra poco rientriamo e completeremo la nostra puntata ancora parlando di calcio giovanile, ancora parlando con questo campus che si svolgerà presso il centro sportivo La Meridiana dall'11 al 13 e poi soprattutto voglio capire bene dove arriveranno queste squadre che hanno vinto i campionati provinciali e lì sicuramente Salvo Pappalardo ci dirà la sua. Ci vediamo tra poco dopo la pubblicità. Calcio dilettantistico siciliano. Vi aspettiamo giorno 1 giugno presso l'Auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa di San Gregorio di Catania. Tutto il calcio dilettantistico va in passerella con la quinta edizione dei Penalty Awards. Vi ricordiamo che l'intero evento sarà trasmesso da Gold 78, canale 78 del digitale terrestre, domenica 10 giugno a partire dalle ore 19. Esclusivista per la Sicilia del marchio Mobile Fair. Infoline 336-920727. Giugno 2018, quinta edizione dei Penalty Awards. Il calcio dilettantistico va in passerella. Vi aspettiamo tutti presso l'Auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa di San Gregorio. Ancora una volta, in prima fila, il calcio dilettantistico siciliano. Eccoci rientrati in studio, amici di Penalty Play, siamo in diretta sulla pagina Facebook Penalty Live e siamo anche in diretta, come al solito, su Gold 78, canale 78 del digitale terrestre. Tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, con il martedì che si occupa principalmente di approfondimento legato al mondo del calcio giovanile. Come ho detto in apertura, si sono già svolte le finali provinciali, abbiamo visto quella di Messina, adesso parleremo anche di quella catanese, e parliamo della categoria giovanissimi tra i ragazzini generali e Ciclope Bronte. Hanno vinto i ragazzini generali, risultato che ormai tutti conoscono, l'ha pure detto il nostro Salvo Pappalardo, essendo un tifoso incallito della ragazzini generali. Anzi, facciamo già vedere alcune foto della bella giornata e soprattutto vorrei sapere da te che prospettive hanno a questo punto questi ragazzi dei ragazzini generali che la prossima stagione disputeranno, insomma, un campionato un po' più impegnativo che è quello regionale. Tu che li hai conosciuti e visti da vicino. Beh, devo dire che, ripeto, che la struttura dei ragazzini generali è ottima, basata con uno staff di tutto rilievo, ognuno al suo posto, un allenatore solo per quella squadra, un medico, uno psicologo, cioè tutta una serie di cose, diciamo tecniche anche attuali, che fanno sì che questa squadra dal nulla abbia preso l'eredità del passato e piano piano sta cercando di fare delle ottime cose.
Quale sarà il futuro? Ma il futuro è nelle mani del Signore Dio nostro. Non possiamo prevedere, ragazzini in generale, oltre lo stretto, che cosa sono in grado di fare. Perché oltre lo stretto, e ci diceva anche poco fa il mister, c'è un'altra realtà completamente diversa e molto superiore alla nostra. Io mi auguro che con la buona volontà, con le grandi capacità di tutti gli allenatori, e vorrei citare il portiere della palestra Melo Missale, che allena i portieri della ragazzina in generale, possa seguire questo corso che si farà alla Meridiana e anche lui, da ex portiere, capire cosa si deve fare. Salvo Pappalardo ha sottolineato appunto la differenza quasi insomma notevole tra la Sicilia e buona parte del resto dell'Italia. I tuoi confronti ci confermano questo, no? Cioè, hai detto chiaramente che quando superiamo una certa distanza dalla Sicilia capiamo bene che la mentalità organizzativa interna delle società, dei settori giovanili, i genitori stessi e anche la predisposizione da parte dei ragazzini è totalmente diversa. Sì, questo è il mio vissuto, diciamo, quello che sto vedendo in questi anni è una mentalizzazione, usando il termine del professore, verso una professionalità già da ragazzini, dove per professionalità non si intende professionismo. Questa sì, è una cosa differente. Sì, sì, certo, sono d'accordo, certo. Ma regole ben precise da rispettare. Significa sì, uno stile di vita, significa uno stile che è quello calcistico, che impone delle regole, impone una gerarchia, impone il divertimento sicuramente, ma impone una serie di gerarchie, sì. E quello è il ragionamento fondamentale. E spesso viene sottovalutato. Viene sottovalutato questo, in nome della vittoria a tutti i costi. Quindi il ragazzino che magari non si presenta ad un allenamento. Però è un giocatore forte. Non sono novità, insomma, non sto venendo qui a portare sì, novità. Conosciamo bene queste regole, spesso e volentieri diciamo la ricerca disperata del risultato porta l'allenatore a chiudere un occhio, mentre invece sì, dovrebbe essere molto più deciso nei comportamenti, perché sono degli insegnamenti. Ma per il bene dei ragazzi stessi, del ragazzo stesso e della squadra, chiaro, dei ragazzi stessi, chiaro, e del futuro, e quello chiaro, è fondamentalmente il ragionamento. Mi premeva sottolineare sì, una cosa, questa stessa difficoltà, io non la sto vedendo dal punto di vista dei portieri però. Ma è chiaro, no, cioè, vale per tutti. Vale per tutti, chiaro. Vale per tutti, però sto vedendo nel mio settore tanti professionisti, anche a Catania, vedo Russo, vedo Pantanelli, tantissimi professionisti che stanno dando l'anima e si stanno adoperando in maniera ottima per far crescere i ragazzi. Questa è una cosa, si citava poco fa il giocatore allenatore dei portieri, sono sacrifici, sono chiaro, grossissimi sacrifici. È chiaro che la professionalizzazione di un ruolo quale quello del preparatore dei portieri avviene tramite dei passaggi lunghi, molto lunghi. Bisogna farli questi passaggi, bisogna che ci si presenti anche, che si vadano a vedere i professionisti. Qui abbiamo la possibilità, mi faccio un po' di pubblicità. Assolutamente dopo sì, che me l'hai fatta benissimo tu per no, nel vostro team, insomma, parliamo di. Ma sai qual è la cosa positiva? Che non nascondiamo nulla a nessuno. Chiunque abbia la voglia di venire ad affiancare il professionista, verrà assolutamente, gli verrà data una magliettina staff. Oh, bene. Sì, sì, perché me lo faccio sapere prima, così ci muoviamo chiaro, di conseguenza. Ovviamente. Adesso daremo anche tutti per i vari un fattore logistico, non per, ma se viene anche in magliettina, non fa niente, viene lì, si affianca, riprende, domanda. Ecco, domanda, perché è importante domandare, perché i professionisti avranno sicuramente delle risposte di una certa qualità che possono servire al miglioramento. Sì, perché uno dei più grossi problemi che si può creare, non solo dal punto di vista dei portieri, è, tra virgolette, YouTube, se YouTube si può considerare un problema. Io non lo considero un problema, I ma... I famosi tutorial, i no? tutorial non hanno... sono freddi, sono lì, io non posso copiarli. Vedo dei pseudo colleghi, ho parlato bene di alcuni colleghi, altri pseudo colleghi purtroppo utilizzano, vanno a copiare un video su YouTube con dei ragazzini di un'età
inferiore a quella del video possibilmente. Quindi sbagliando magari, a dare delle direttive. Assolutamente sì, ogni tale sue peculiarità. Sbagliando a dare quelle direttive, certo. È rischiosissimo, è molto rischioso. È vero. A proposito di allenatori, vi facciamo sentire le interviste post gara della partita Ragazzini Generali Ciclope Bronte, e come tutti ben sanno appunto hanno vinto i ragazzi del presidente Bellavia per 2-0. Guardiamo l'intervista a Riccardo Saitta e al mister dei Ragazzini Generali Giuseppe Calvaruso. Sì, l'importante era questo, l'importante era onorare questo appuntamento contro una squadra che si diceva essere molto organizzata e infatti lo ha dimostrato. Abbiamo cercato di tenere il campo quanto più possibile e poi speravamo che gli episodi ci girassero a favore, invece ci hanno girato contro, ma sono contentissimo e orgoglioso del gruppo che ho allenato quest'anno. Eh sì, per il tipo di partita che dovevamo fare noi lei ha perfettamente ragione, perché a quel punto poi la partita si era un po' aperta, noi stavamo prendendo un po' di coraggio, loro invece, che ovviamente avevano dato nel primo tempo, cominciavano a scoraggiarsi, però l'episodio, come le dicevo, ci è girato contro e quindi poi non siamo riusciti più a stare attaccati alla partita, ma va bene così. Ci è mancato il gol, perché la mole di gioco che abbiamo espresso è stata abbastanza importante, l'unico problema è stata appunto la finalizzazione. Poi nel secondo tempo, come dice lei, pur giocando meno bene del primo, siamo riusciti a sbloccare la partita con l'ingresso di Leotta. Federico Indaco ha perso il conto dei gol che ha realizzato durante la stagione regolare e nei playoff. È veramente un talento. Giovanni Bellavia è nato nel vivaio della Ragazzini Generali, è figlio del presidente ed è cresciuto in maniera importante veramente. Anche lui secondo me farà strada a livello calcistico. Poi devo sottolineare che sono tutti e due degli ottimi ragazzi, sono prima dei piccoli uomini e poi sono dei calciatori. Beh, sicuramente grande soddisfazione da parte dei due allenatori, aver raggiunto comunque una finale provinciale è sempre insomma una grandissima soddisfazione, ne so qualcosa io perché insomma mi ricordo che ne vinsi una con il Catania 93 e mi ricordo quel pomeriggio i ragazzi erano contentissimi perché poi insomma vincere per i ragazzini a quell'età è una soddisfazione meravigliosa. Questo è meraviglioso veramente. Io non ho mai vinto niente, ma sono felice lo stesso. È vero. Giocavo solo per divertimento. È vero. Senti, che realtà c'è, abbiamo detto, a Ragusa? Di grande prospettiva? Oppure vogliamo lanciare un appello a tutte quelle società che, anziché investire solo ed unicamente sulla prima squadra, vogliono e debbono assolutamente invece preparare un progetto sul settore giovanile in maniera più chiara, investendo anche denaro, perché le società che investono denaro in strutture, in attrezzature, certo, prima o poi i risultati arrivano e da lì si può attingere poi anche per la prima squadra, quindi investendo su giocatori che possono diventare poi risorse economiche. La realtà è ottima dal punto di vista di qualità, sia dal punto di vista dei tecnici sia per quanto riguarda i ragazzini. La problematica è che si parla di scuola calcio. Non è una problematica la scuola calcio, e la scuola calcio finisce lì. Non c'è una continuazione. Non c'è una continuazione. Ce ne sono troppe forse? No. E vabbè, poi voglio sentire anche il professor Pappalardi. Guarda, anche no, perché fino a una certa età, fino ai 12 anni, mettiamola così, fino ai giovanissimi, fino a prima dei giovani, sì, gli esordienti. Ci sta pure che si dividano e che ognuno abbia la sua, per carità, ma si parla di scuola calcio, dopodiché secondo me deve nascere il settore giovanile. Ma quando parliamo di scuola calcio, la parola scuola calcio ci fa capire che è una scuola dove si impara il calcio, si insegna in questo caso, ma quanto c'è di scuola e quanto c'è di business, Alessandro? Diciamo che nella La domanda è un po' cattivella, però rispondo facile, nel senso che Ragusa da questo punto di vista per fortuna è un'isola felice. Se andiamo a vedere i nomi che dei ragazzi che allenano, parliamo di un Alessandro Nigro, sì, parliamo di un Alessio Milazzo, parliamo di professionisti di altissimo livello che si mettono tranquillamente e con professionalità a disposizione. Sì. Le società di cui sto parlando, anche Adriano Garozzo, parliamo di
Le tre scuole calcio, le quattro scuole calcio di Ragusa che hanno questi nomi all'interno, evidentemente stanno facendo sacrifici per mantenere un allenatore del genere o chiaro, uno staff, chiaro, perché chiaro, poi ci sono chiaro. Anche preparatori atletici. Beh, anche le attrezzature, per esempio, attrezzature. La vostra organizzazione si è attrezzata all'avanguardia, sì. Perché è chiaro che bisogna avere anche i mezzi per poter insegnare calcio nel ruolo del portiere. Sì, noi serviamo un po' tutti e... Grazie a Massimo Ferrari del Piacenza ho rifornito la mia scuola portieri di tutte le attrezzature possibili e immaginabili che ho visto in giro per l'Italia. Io ho anche due porte da calcio omologate mie. Addirittura. Ma sì, perché se io ho a disposizione, devo avere a disposizione un campo da calcio a 5, non posso fare allenare i ragazzini un campo in una da calcio porta. A 5. Devono avere una porta, devono avere le misure della porta, quindi io... E metto dentro la porta e porto fuori la porta. Beh, questa è una bella cosa della serie, caro Salvo, io ho il pallone, gioco a pallone, ma devo giocare e non gioco in porta. O sbaglio, Salvo? È un vecchio detto, ma credo che anche sia attuale. O porti il pallone per giocare, oppure se è scarso vattene in porta. Vabbè, diciamo che una volta bastava il pallone, è un garage. È un garage. Beh, un po' ci si diverte. Siamo nella parte finale della trasmissione, voglio chiudere il discorso del campus, abbiamo anche un altro un'altra clip riassuntiva e nel frattempo ricordiamo i riferimenti importanti per poter partecipare a questo campus. Possono partecipare tutti coloro che hanno voglia di cimentarsi in questi 3 giorni di full immersion assoluta, di divertimento. Ecco, mi piace la parola. Noi diciamo sempre il divertimento è una cosa seria, cioè non lo inventiamo questa frase, ma la facciamo nostra assolutamente. Il divertimento viene anche dal sacrificio. Ci sono vari tipi di divertimento. Chiaro. Il nostro divertimento è allenarci seriamente per far imbestialire gli attaccanti. Questo è buono. Godiamo nel momento in cui... Non ti ho chiesto una cosa importante, dimmi. Alessandro, ma dal punto di vista atletico, potenziamento muscolare, le vostre direttive su che cosa vertono? Chiaramente in base all'età, indubbiamente, ma su un'età che chiaramente non deve essere necessariamente troppo piccola, perché è una fase di iniziazione quella, quindi non è necessario avere una muscolatura ed una potenza fisica considerevole, ma probabilmente già dagli allievi il cambio è netto. No, netto no, c'è un cambio esponenziale. Esponenziale lo definirei, fino a quando il portiere non è maturo fisicamente, non ci si lavora dal punto di vista, ci si lavora veramente poco dal punto di vista fisico. Dal punto di vista della forza, dello sviluppo della forza, ci si lavora sullo sviluppo della flessibilità, delle varie abilità, ma io un ragazzino di 15 anni non lo faccio lavorare sulla forza se non su quella funzionale. Chiaro, è certo. Dimmi, Salvo. Io volevo fare una domanda da moltissimi anni. A chi? A un tecnico serio come Alessandro D'Antonio. La domanda è questo qua, sì. Alessandro. Nel 1975. Lui è la storia. No, e questo lo devo dire, perché quando no, di portiere, lui ora me lo deve dimostrare. Certo. Me lo deve dimostrare, che la domanda è chiara e lineare. Vai. Nel 1975, campo la cittadella universitaria. Di Catania. Di Catania, 110 metri per 90, campo in erba meraviglioso. Io sono fuori l'area di rigore. In porta c'è Condorelli. Alto 1,45 m, Andrea Condorelli, basso, con cartellino falso tra parentesi. Fantastico. Fermo sotto la porta. Io tiro all'incrocio dei pali e faccio, prima che la palla arrivi sotto l'incrocio, faccio gol! Condorelli che fa? Con uno slancio, sembrava un angioletto, tac, smanaccia all'incrocio dei pali e la mette fuori. Com'è questo miracolo? Allora, premesso che nel 1975 avevo 2 anni, quindi ecco, non ero presente al fatto, questo certo potrebbe già essere un alibi. Però dalla sua foga, insomma, dalla foga mi verrebbe da dare ragione comunque, a prescindere. È incredibile. Ma stiamo parlando di Condorelli. Stiamo parlando di Condorelli, ha detto bene qua il ministro. Età? All'epoca lui aveva 30 anni. Aveva. Beh,
ma sempre corto, sempre basso, con le manine piccole piccole. Eh beh, ma lì in quel caso, scatta il talento a questo punto. No? Scatta il talento a 30 anni. No, no, il talento nel senso che sei un bravo portiere, quindi vai a fare il miracolo. Bravo portiere mi ha tolto la gioia del gol. Cioè io ne segno uno, ne segnavo un gol ogni 20 anni. Fermo restando che andrebbe ripetuta la partita, secondo me, a questo punto. Perché il cartellino era falso. Perché il cartellino era falso. No, ma più che altro per la parata, non per altro. Bene, bene, bene. Allora, io per chiudere volevo fare un appendice sui playoff di Lega Pro, perché insomma ho qui la fortuna oggi di avere in trasmissione Alessandro e anche il nostro Salvo Pappalardo, e quindi mi sembra giusto una battuta veloce sulle finali di Lega Pro. Abbiamo proprio la schermata di questi accoppiamenti. Iniziamo a dire che domani il Catania scende in campo, no, stasera scende il campo, oggi è domani. Oggi è martedì, domani giorno 30 appunto, con gli incontri che sono già stati definiti: Cosenza San Benedettese, Feral Pisalò Catania, Reggiana Robur Siena ed infine Viterbese Sud Tirol. Quelle in giallo sono le quattro teste di serie che chiaramente partono con il vantaggio di una potenziale partita vinta e passaggio di turno se eventualmente gli incontri si concluderanno in parità. Allora, Feral Pisalò Catania, Alessandro, iniziamo da te. Che partita sarà? Che prospettive hai su questo gruppo di Lucarelli? Da tifoso o da... Ma io direi da tecnico, dai, da tecnico, perché insomma hai avuto modo di leggere il modo con cui giocano le squadre di Lucarelli. Sì, no, li ho anche visti in allenamento di presenza e non ho dubbi che metteranno l'anima in campo, ma non metteranno soltanto l'anima, perché sono capaci di una concentrazione tale, sono giocatori tali, che con un'esperienza tale, che di sicuro approcceranno la partita bene. Poi si parla di partite particolari, non sono partite play-off. di campionato, sono play-off, ma sono certo che approcceranno la partita in maniera positiva, e Lucarelli nella fattispecie sta sicuramente preparando la squadra, e anche il nostro amico Marco Onorati, certo, sta preparando il portiere. Che fa parte dello staff del campus. Che fa parte campus. Del campus di Ragusa, di Renzo, certo. Fa parte, è il nostro... piacevolissimo collaboratore, maestro soprattutto. E infatti. Stanno preparando la partita in maniera sicuramente esemplare, soprattutto dal punto di vista psicologico. Ecco. Anche se c'è da dire che queste partite sono partite che anche tatticamente hanno una loro valenza e importanza enorme, perché ci si approccia a una partita di campionato in un modo. È inevitabilmente in una partita di Lega Pro. Il fatto che si gioca una partita doppia, andata e ritorno, può incidere? No, si va lì decisi a vincere, probabilmente, e poi insomma vivere incide sempre, di rendita in casa. Secondo me incide sempre, certo. Si sa insomma che il... Non ci vai per pareggiare. Fuori casa... Anche perché il Catania fuori casa, insomma, qualche risultato positivo quest'anno l'ha ottenuto, quindi... Anche a livello di mentalità, si parlava di mentalità, sicuramente infatti. Quella di Lucarelli è una mentalità di... Decisa. E invece il tuo pronostico, Salvo, come vedi questa partita? E secondo te, insomma, quanto il Feral Pisalò può incidere dal punto di vista emozionale nei confronti del Catania? Io da storico vorrei ricordare la Repubblica di Salò, forse molto partiamo non da lontano. Molto la Repubblica lontano. Di Salò, per arrivare al calcio, sì. Come tempo è passato. Fu l'ultima città dove visse il fascismo e Mussolini. Sì. Perciò dal punto di vista storico noi andiamo là per vincere. Bene, insomma, il quadro storico di Salvo Pappalardo calcistico è stato ad hoc. Bene, allora salutiamo e ringraziamo Alessandro D'Antoni, vi ricordiamo questo straordinario impegno per quanto riguarda il ruolo dell'allenatore in questo campus che si svolgerà dall'11 al 13 di giugno presso il centro sportivo La Meridiana in via Armando Diaz a Catania. Velocissimamente un contatto per eventualmente saperne un po' di più, pagina Facebook? Sì, la pagina Facebook Crescere da Numeri 1, troverete tutto lì. Perfetto. Sono le nostre locandine. Saranno tre giorni intensi, vi auguriamo allora buon lavoro, anche noi di Penalty vi verremo a trovare. Sarà
saranno così tre giorni capiremo di... quelli che sono anche un po' i segreti, no, di questo campus. Sì, divulgheremo volentieri i nostri segreti e saranno tre giorni di faticosissimo divertimento. Però ci si divertirà proprio, hai detto bene la parola, perché ci sono tanti ragazzini. Sì. Ed è la cosa più bella. Senza ombra di dubbio, noi ci divertiremo di sicuro. Sicuramente. Grazie ad Alessandro D'Antoni. Grazie a voi, buonasera. Saluto e ringrazio come al solito Salvo Pappalardo, con lui ci rivedremo settimana prossima. Per l'ultima puntata della stagione. Ma intanto ci vediamo venerdì. Ci vediamo venerdì 1. Non posso mancare assolutamente. Ai Penalty Awards. Sì, molto bello, molto bello. L'evento del calcio dilettantistico che va in passerella appunto con i Penalty Awards. Mentre ci sono, lo ricordo ancora una volta, ma in molti già lo sanno, venerdì 1 giugno a partire dalle ore 18 presso l'auditorium Carlo Alberto dalla Chiesa di San Gregorio. Ingresso gratuito, potete venire in tanti e vedrete insomma spettacolo e sport insieme per un evento che credo possa veramente ormai essere paragonato ad uno degli eventi più importanti sicuramente del calcio dilettantistico in Sicilia. Grazie a tutti per essere stati con noi oggi pomeriggio, ringrazio come al solito il coordinamento tecnico di Giuseppe Giuffrida e in regia Andrea Salerno e Roberto Di Marco. Grazie a tutti, appuntamento domani alle ore 14:30 per una nuova puntata di Penalty Play. Soffio corre come il vento, c'è un campo verde ed io non so spiegarti come. Il tempo vola, si vince o si perde, ma tu fremi e vuoi giocare. Mi insegni che la vita la posso amare anch'io, è la mia partita e so per chi ti fare, amore mio, vinci per me. Tu che sai come fare, corri per me. Che sai dove andare, sei il campione della vita. E se tutto è un campionato, con la strada in salita, non ci manca il fiato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Vinci per me, tu che sai come fare. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato.